Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Il Dio della speranza che si riempie di ogni gioia e pace nella fede, per la potenza dello Spirito Santo, sia con tutti voi. Sorelle e fratelli, all'inizio di questa celebrazione eucaristica, invochiamo la misericordia di Dio, fonte di riconciliazione e di comunione. Pietà di noi, Signore. Mostraci, Signore, la tua misericordia. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo questa mattina per i laici, per quanti rispondono a una particolare vocazione all'interno della Chiesa, prestando la loro collaborazione, il loro servizio prezioso, un volontariato nelle varie attività all'interno della comunità cristiana, in maniera particolare la catechesi, la formazione dei giovani, la formazione delle famiglie e quanto si impegnano nelle attività caritative, ma anche nella costruzione della società civile, portando i fermenti evangelici, la loro testimonianza di vita, là dove operano, dove vivono, dove ci sono realtà da costruire, dove rispondere l'amore ricevuto dal Signore. Preghiamo. O Dio che ha infuso come lievito nell'umanità la forza del Vangelo, concedi ai tuoi fedeli, chiamati a vivere il loro impegno nel mondo, di operare sempre nelle realtà temporali con il fervore dello spirito cristiano per l'edificazione del tuo regno. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, che vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Vogliamo rendervi nota, fratelli, la grazia di Dio concessa alle chiese della Macedonia perché, nella grande prova della tribolazione, la loro gioia sovrabbondante e la loro estrema povertà hanno sovrabbondato nella ricchezza della loro generosità. Posso testimoniare infatti che hanno dato secondo i loro mezzi e anche al di là dei loro mezzi, spontaneamente, domandandoci con molta insistenza la grazia di prendere parte a questo servizio a vantaggio dei santi, superando anzi le nostre stesse speranze
si sono offerti prima di tutto al Signore e poi a noi, secondo la volontà di Dio. Così che abbiamo pregato tutto che, come l'aveva cominciata, così portasse a compimento fra voi quest'opera generosa. E come siete ricchi in ogni cosa, nella fede, nella parola, nella conoscenza, in ogni zelo e nella carità che vi abbiamo insegnato, così siate larghi anche in quest'opera generosa. Non dico questo per darvi un comando, ma solo per mettere alla prova la sincerità del vostro amore con la premura verso gli altri. Conoscete infatti la grazia del Signore nostro Gesù Cristo. Dopo che era, si è fatto povero per voi, perché voi diventaste ricchi per mezzo della sua povertà. Parola di Dio. Loda il Signore, anima mia. Loda il Signore, anima mia. Loderò il Signore finché ho vita. Canterò inni al mio Dio finché esisto. Beato chi ha per aiuto il Dio di Giacobbe, la sua speranza è nel Signore suo Dio, che ha fatto il cielo e la terra, il mare e quanto contiene, che rimane fedele per sempre. Rende giustizia agli oppressi, dà il pane agli affamati. Il Signore libera i prigionieri. Il Signore ridona la vista ai ciechi. Il Signore rialza chi è caduto. Il Signore ama i giusti. Il Signore protegge i forestieri. Vi do un comandamento nuovo, dice il Signore. Come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri. Sia con voi, dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, o Signore. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: avete inteso che fu detto, amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico? Ma io vi dico, amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli. Egli fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni, e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Infatti, se amate quelli che vi amano, quale ricompensa vi avete? Non fanno così anche i pubblicani. E se date il saluto soltanto ai vostri fratelli, che cosa fate di straordinario? Non fanno così anche i pagani. Voi, dunque, siate perfetti, come il perfetto
il Padre vostro in celeste. Parola del Signore. San Paolo si era impegnato con gli apostoli Pietro, Giacomo e Giovanni per organizzare una raccolta di aiuti per le necessità della Chiesa di Gerusalemme oppressa dalla persecuzione. In questo modo intendeva anche compiere un gesto, un segno di fraternità, di amicizia e di riconoscenza verso la Chiesa Madre. Paolo, nel brano della prima e della seconda lettera ai Corinzi che abbiamo ascoltato nella prima lettura, lode la generosità della risposta da parte delle Chiese della Grecia e la interpreta in maniera teologica. Si tratta, dice, di un gesto di comunione e di condivisione, certamente. Questo per un Dio provvedendo un fratello, una sorella, una comunità nel bisogno. Ma Paolo va oltre e dice ai cristiani di Corinto che quello che avete fatto è un segno di quello che fa Dio per primo, di lui che ci ha usato carità, donandosi Cristo, il quale si è fatto povero per arricchirsi. Non doveva essere una comunità di ricchi, neanche quelli di Corinto. E Paolo dice, testimonia che, nonostante la lunga prova della tribolazione, la grande gioia e l'estrema povertà dei cristiani della Macedonia si sono tramutati nella ricchezza della loro generosità. Dio ama chi dona con gioia, chi dona quello che ha, chi condivide ciò che possiede, perché non si può permettere, proprio perché ha ricevuto molto da Dio, di vedere il fratello, la sorella, la comunità, una realtà in sofferenza. Il brano del Vangelo si è presentato l'ultima delle antitesi del discorso della montagna. Avete inteso che fu detto, ma io vi dico. E che cosa si dice Gesù? Qualche cosa di straordinario, qualche cosa di grande, qualche cosa che lui stesso ha fatto, che ha testimoniato con la sua vita. Amate i vostri nemici, pregate per chi vi perseguita, per chi vi fa del male, per chi parla di voi. Dice Gesù, non basta amare quello che si ama, è necessario agire come il Padre Celeste che è imparziale, che vuole il bene di tutti, in maniera totalmente gratuita. Questa è la nuova legge di santità, la via della perfezione che il Signore indica ai suoi discepoli. Non si tratta tanto di comandamenti da osservare, quanto piuttosto, con la grazia dello Spirito Santo, di rispondere a Dio, che si è rivelato come Padre in Gesù Cristo e che rivela ogni giorno la sua paternità verso ciascuno di noi, verso ogni uomo, ogni donna che si trova in stato di necessità e si rivolge a Lui invocandolo come fonte di bontà, di grazia e di amore.
pregare, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. O Dio, che hai voluto salvare il mondo intero con il sacrificio del tuo Figlio, per la forza di questa offerta, dona ai fedeli laici che continui a chiamare all'apostolato e diffondere nell'umanità lo Spirito di Cristo e di essere fermento di santificazione. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi e anche il nostro cuore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie in ogni tempo e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Creatore del mondo e fonte di ogni vita. Tu non abbandoni mai quanto hai creato con sapienza e provvidente continui a operare in mezzo a noi. Il tempo con mano potente e braccio teso guidasti Israele e il popolo attraverso il deserto. Oggi, con la forza dello Spirito Santo, accompagni sempre la tua Chiesa che pellegrina nel mondo e la conduci nei sentieri del tempo alla gioia eterna del tuo regno per Cristo, Signore nostro. Per questi doni di salvezza, unite di angeli e santi, cantiamo senza fine l'inno della tua gloria. Veramente santo sei tu e degno di gloria, Dio che ami gli uomini, sempre vicino a loro nel cammino della vita. Veramente benedetto è il tuo Figlio, presente in mezzo a noi, ogni volta che siamo radunati dal suo amore. Egli, come un tempo ai discepoli, si svela il senso delle scritture e spezza il pane per noi. Ti preghiamo, Padre Clementissimo, manda il tuo Spirito Santo a santificare il pane e il vino, perché questi doni diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. La vigilia della sua passione, nella notte dell'ultima cena, egli prese il pane e rese grazie. Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatelo tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, gli rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.
mistero della fede. Ora, Padre Santo, celebrando il memoriale di Cristo, tuo Figlio e nostro Salvatore, che per la passione e la morte di croce hai fatto entrare nella gloria della risurrezione e hai posto alla tua destra, annunciamo l'opera del tuo amore fino al giorno della sua venuta e ti offriamo il pane della vita e il calice della benedizione. Guarda con benevolenza l'offerta della tua Chiesa e il sacrificio pasquale di Cristo che egli stesso ti ha consegnato e che noi ti presentiamo. Concedi che comunicando al suo corpo e al suo sangue per la potenza del tuo spirito di amore, diventiamo ora e per l'eternità membra vive del tuo Figlio. Conferma nell'unità, Signore, noi convocati alla tua mensa, perché camminando sulle tue vie, nella fede e nella speranza, in unione con il nostro Papa Francesco e il nostro Vescovo Claudio, con tutti i vescovi, i presbiteri, i diaconi e con l'intero tuo popolo, diffondiamo nel mondo la gioia e la fiducia. Ricordati anche dei nostri fratelli e delle nostre sorelle, di Iole e Norma, che si sono addormentati nella pace del tuo Cristo e di tutti i defunti dei quali tu solo hai conosciuto la fede. Ammetti di godere la luce del tuo volto e dona loro la pienezza di vita nella risurrezione. Concedi anche a noi, al termine del pellegrinaggio terreno, di giungere alla tua dimora, dove vivremo sempre con te, e in comunione con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, gli Apostoli, i Martiri, San Leopoldo e tutti i Santi. Per Gesù Cristo, tuo Figlio, goderemo e proclameremo la tua grandezza. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli di secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, possiamo dire: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, con l'attesa che si compie la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli di darti la pace e di dare la mia pace, non guardare i nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e donare unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
Ricolmi della pienezza della tua grazia, ti chiediamo, oh Signore, che i fedeli da te chiamati a impegnarsi nella realtà del mondo, sostenuti dalla forza del convito eucaristico, siano coraggiosi testimoni della verità del Vangelo e nel nostro tempo rendano sempre presente e operante la tua Chiesa. Per Cristo nostro Signore. Invochiamo l'intercessione di San Leopoldo. Che Dio tu manifesti la tua onnipotenza, soprattutto nella misericordia e nel perdono. E hai voluto che San Leopoldo ne fosse il tuo testimone fedele. Per i suoi meriti, concedi a noi di celebrare nel sacramento della riconciliazione la grandezza del tuo amore. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi, vi accompagni e vi benedica Dio onnipotente, Padre, e Figlio e Spirito Santo. Glorificate il Signore con la vostra vita e andate in pace. Thank you.